Hai visto la partita di Coppa Italia? Sei da spettatore, ti sei divertito? Sì, no, mi sono divertito molto a vedere i compagni fare un'ottima gara. Ci hai visto anche un bel calcio? Sì, abbiamo espresso un ottimo calcio, abbiamo fatto 6 gol, abbiamo recuperato mentalmente anche giocatori che venivano da problemi fisici, quindi meglio di così non si può da chiedere. Un po' conoscendoti, abbiamo imparato a conoscerti, ti sarà dispiaciuto non essere lì, no? Mettere anche il tuo nome sul tabellino. Sì, ma comunque sia rispetto ai compagni che vogliono mettersi in mostra, quindi hanno bisogno anche di giocare. È quasi un peccato, si diceva, che non possiate giocare tutti, perché è un Verona che più si vede, più insomma, mostra le qualità che sulla carta si sapeva che c'erano. Sì, questa è una squadra che ha qualità, è chiaro che il campionato è talmente lungo che si avrà bisogno di tutti. Adesso si torna appunto a parlare di campionato con questo posticipo serale contro il Pescina, un Pescina che non è un cliente semplice. No, loro verranno qui lunedì sera cercando di fare la propria partita, di metterci in difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi comunque sia a sfruttare tutte le occasioni che creeremo. E di Selva se fissato qualche tabellino, so già che mi risponderai di no, però insomma 5 gol non ne mancano tantissimi per arrivare a 13, mi dirai tu mica facile, però che c'è il tuo record in ma diciamo che tutti i gol che farò speriamo siano a merito dei compagni che metteranno più palloni possibili in aria e cercherò di sfruttarli. Però il mio obiettivo è quello di vincere lunedì sera, poi vediamo chi avrà fatto gol. Senti, stanno arrivando in condizione completa anche Colombo e Rantieri, di più soluzioni d'attacco. Lo stesso Colombo ci diceva quando gioco con Eddie Selva, giochiamo in due davanti, ci risparmiamo qualche sportellata a testa, nel senso che un po' le prendo io, un po' le prende lui. Tu non so, hai qualche tipo di preferenza non sui compagni di gioco ma sulla disposizione tattica offensiva dell'Hellas Verona? Ma no, diciamo che con Corrado copriamo più l'area di rigore, siamo due attaccanti d'aria, quindi ogni pallone che cade lì, avere due attaccanti che possono far gol è un conto. Con Ciotola e Berrettoni o Ratier sfruttiamo più le fasce laterali per mandare al tiro proprio loro. Ci sono tre squadre in testa, due che hanno il miglior attacco, sono Pescara e Portogruaro, uno che ha la miglior difesa che è il Verona, insomma sono dati significativi che fanno un po' la fotografia anche di questa classifica. Lo chiediamo di giornata in giornata, noi il Portogruaro, dicono un po' tutti, è quello che per primo mollerà insomma le zone altissime della classifica. Ma per ora il Portogruaro è là, quindi significa che è una buona squadra, è un buon organico. Adesso vedremo fino a quando ci resterà, però comunque sia, quello che ha fatto non gli va tolto. È un'ottima squadra, dovremmo ancora affrontarlo, quindi te lo saprò dire dopo.